Sono Daniela Gruber, professoressa di lettere e animatrice digitale. Il Buonarroti, nella sua proposta formativa per il primo biennio, offre la possibilità di iscriversi a classi tablet in cui la didattica è potenziata dalla tecnologia informatica. Ma se la scelta è orientata in questa direzione, bisogna tenere presente che il dispositivo va acquistato dalle famiglie. Un sistema di controllo centralizzato predispone le applicazioni di uso durante l'orario scolastico. Le sezioni del 2021-2022 saranno tre e un percorso di autovalutazione accompagnerà i preiscritti nel confermare l'iscrizione. Diamo ora la parola a Leonardo che approfondisce meglio come si lavora in una di queste classi. In una classe tablet si collabora per la realizzazione di testi e documenti, si condividono materiali e si sperimentano sempre nuove soluzioni per migliorare il proprio apprendimento. Da parte nostra però bisogna mostrare sempre un impegno costante nel migliorare il proprio metodo di studio. In una classe tablet utilizziamo applicazioni come il Classroom di Apple che permettono al docente di avere una visione d'insieme dei dispositivi. E questi ultimi sono dotati di applicazioni installate che facilitano la didattica. Grazie Leonardo. Tiziano ci presenterà alcune applicazioni. Noi studenti utilizziamo Pages come quaderno infinito, aggiornandolo sempre più visibile per prendere appunti, Numbers per progettare grafici e tabelle smart, Keynote per creare presentazioni e la suite di Google che ci facilita la DD. Nelle sezioni tablet le parole chiave sono motivazione, responsabilità e collaborazione. Bisogna ricordare che la tecnologia aiuta lo studente, ma non lo sostituisce. È necessaria da parte dello studente capacità di concentrazione, forte senso di responsabilità, impegno serio e voglia di mettersi in gioco. Grazie ragazzi. Per ulteriori informazioni, orientati al futuro, buonanotte.tn.it.